Mi chiamo Mario, Mario Bernardo. Era l'estate del 62. Come si dice, mi trovavo corto di moneta, sempre attendendo amici americani. Mi chiamò Alfredo Bini, produttore dell'Arco Film, e mi propose l'inchiesta con Pasolini. Mini troupe, girar veloce a scappar via. Solo interviste, dopo tutto, anche se un po' truccate, quando ne fosse il caso. Di una serie di queste si trattava, montate come un film, e quello che piaceva al regista. Spendere poco, lavorare molto con grande intelligenza per ricavare il massimo col meno. Proposi di riprendere in 16 mm, poi per la proiezione si ingrandisce a 35. Per lei che vive qui in campagna, nella provincia emiliana, il problema più importante della sua vita qual è? Non gli saprei dire, proprio il più importante a me è l'agricoltura, di sviluppare l'agricoltura, ma dato che sono personale per la terra e per l'agricoltura, per me il problema importante è quello di sviluppare l'agricoltura. Senta, nel campo sessuale, nel campo dell'amore, di queste cose qui, è un problema importante per voi questo o no? Mo senz'altro sono importanti di qui, per lì sono quasi vecchi dei giovani, non è così mai, io, è un problema che è già passato quello per me. Pasolini evitava il mio sguardo, né mi fornì il copione che cercai negli uffici. Indubbiamente egli mi sospettava aver brigato col produttore per girare il suo film, ma si sbagliava. La prima inquadratura ci mise in difficoltà. Pasolini aveva detto piazzarla su un mucchio di rifiuti e vecchi copertoni. Volle una panoramica totale, quasi un giro completo, difficile per sé dove il terreno è piano ed uniforme. Giravamo in Ferrari, in bianco e nero, l'emulsione peggiore della ditta in mano ancora all'avvocato. Ah papà, io ci ho da fatto, ricordi? Già l'ho detto, non famo scherzi, eh? Sine, sine! Per questo il film non è mai opera di uno solo, sia pure egli il regista. Uccellacci e uccellini, il film capolavoro di Pasolini, forse più congeniale alla sua poesia di tutti gli altri e l'ultimo del genere, non ebbe gran successo di pubblico nei cinema, né in Italia né all'estero. La distribuzione, trovata per un soffio, non abbastanza si prodigò per farlo circolare come dovuto. O non ci si credeva. Stavo uscendo di casa una mattina e mi bloccò il telefono. Mi avvertivano che Pasolini era stato ammazzato nella notte presso il Lido di Ostia. La morte a me stupisce. In realtà non ci credo del tutto. Avvezzo a non pensare vero quel che è al di là, difficilmente so rassegnarmi a un uomo che scompare per sempre. Nascosto tra la folla, ascoltavo i commenti. E più che gente commossa erano curiosi, reclutati un po' prima da galoppini del partito. Ragazzotti della sinistra bene facevano la spola tra la piazza e la vicina sezione Campitelli. Poco distante, altri della sinistra più costruttiva seguivano i discorsi con sarcasmo, insinuando cose disgustose, volgari e sciocche sul compagno morto. Mi sembrava importante fissare sulla carta questi ricordi, racconti di un mondo che non c'è più, momenti di un cinema che parlava di emozioni, paesaggi di un'Italia che è cambiata, non so se è meglio, peggio. Li ho vissuti attraverso il cuore e soprattutto gli occhi, come sa fare un direttore della fotografia. E mi piace terminare questa storia con le parole di Pierpaolo. Quando il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani, quando l'industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione e del consumo. Allora,
la nostra storia sarà finita.